Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Il video del giorno è dedicato a una deck tech per i mazzi di 40k. Vi porterò anche le altre liste piano piano, ma la prima che mi ha convinto veramente e che penso sia pronta per proporvela è quella dedicata a Greyfax. Molti si chiederanno perché giochi Greyfax invece di Marneus. Marneus è sicuramente il commander migliore qualitativamente parlando, però è il solito mazzo che genera un sacco di pedozzi, è il solito mazzo che va a menare duro nella faccia. E sinceramente ho già mazzi che fanno queste cose qua, quindi volevo qualcosa di diverso. Greyfax montata come la vedrete in questo video diventa in pratica un mazzo che si basa tutto sul tap on tap, molto controlloso, che va a dar fastidio agli avversari e soprattutto molto politico. Io volevo un mazzo effettivamente politico e questo deck vi dà modo di avere un sacco di potere per negoziare sul tavolo turno dopo turno, perché in pratica siamo noi che decidiamo chi mena, quando mena e se mena. Abbiamo qualche problema in determinati matchup, ma poi ne parlerò meglio a fine video. Cosa ci racconta Greyfax? Ha cautela, in più dà cautela a tutte le altre creature e le altre creature prendono più 1 più 0. In più possiamo pagare 1, la tappiamo, tappiamo una creatura di un avversario e andiamo a indagare. Un effetto carinissimo, va a pompare tutta la nostra roba e dandoci vigilance, se abbiamo tappato tutta la board di qualcuno possiamo menare. E non ci potrà bloccare con nessuno e avremo comunque i bloccanti per tenere fermi gli altri tizi al tavolo. Andiamo a vedere le creature. Abbiamo Trambellower, in pratica lui ci stappa le creature durante i turni degli avversari, molto forte, una delle carte migliori. Se va al cimitero lo vogliamo riportare sul tavolo, se abbiamo modo di, insomma, di tenerlo nella mano iniziale lo vogliamo tenere perché è una power card enorme. E ci piace davvero parecchio. 3 mana d'orc con Mirrodr d'oro, Mirrodr d'argento e Lidenmirrodr, che sono i nostri Mirrodr dei colori abbinati al mazzo. Col fatto che possiamo tapparli e stapparli, ci piacciono parecchio. Guida Kilpi e Crucifato, altre due carte che ci danno possibilità di fare tap on tap di permanenti. L'unico peccato è che hanno delle statistiche un po' ridicole, perché questo è un 1-2 e il Kilpi è un 2-2, però pace. Geist delle catene oniriche e Timin, semplicemente due tizi che possono tappare creature degli avversari. Vendicatore di Gideon e Rhoda, loro si vanno a pompare tutte le volte che tappiamo creature degli avversari e se non vengono tolti dal tavolino in fretta possono diventare davvero molto grossi. Un simpatico reparto di removal con Avatar, Assassino Reale, Asservitrice e Orobee. Allora, Asservitrice e Orobee fanno più o meno la stessa cosa, nel senso che quando una creatura bersaglio diventa target di qualcosa, con Orobee la spacchiamo, con Asservitrice la andiamo a rubare. Assassino Reale lo possiamo tappare per rompere una creatura tappata dall'avversario. Avatar of War costa un botto mana, però può entrare scontato e tappandolo rompe una creatura. Carte che ci danno un po' di risorse, Academy Manufacture, quando creiamo un Clun Food o un tesoro creiamo tutti e tre. Gregaria Cupa, se non viene elevata dal board e di solito non viene tolta perché non è una carta a super priorità, va a dare un botto di tesori a noi perché andremo a menare con i volanti o andremo a menare qualcuno tappato per generarli. Può anche essere utilizzata poi come removal di creature piccoline ma fastidiose dei nostri avversari. Marneus fa pescare, crea pedini, fa un sacco di roba. Min crea pedini e ci fa castare cose da mano relativamente gratuitamente. Il bibliotecario è similare in questo discorso a Min, però è più semplice da utilizzare. Ci basterà minare con lui e qualche creatura per tirare da mano qualche cosa con quel CMC gratuitamente. E infine Tivit. Tivit fra queste è forse una delle carte più importanti assieme all'Academy, perché ci dà modo con un artefatto che vedremo dopo di fare turni infiniti. Restiamo nella generazione di risorse con Erdenwald Illuminator e Inquisitore Eisenhorn, due tizi che ci generano clue token e in più questo raddoppia anche come potenziale creatore di pedine 4-4 con volare, molto raramente. Due finisher, fra virgolette, Maestra Burattinaia e Junkwinder. La maestra ci dà modo di barnare i nostri avversari tutte le volte che mandiamo via un artefatto. E Junkwinder, quando creiamo un token, tappa permanente degli avversari che non andranno a stappare durante il prossimo untap. Le ultime tre carte sono Utility, Spare Double che tutti conoscete, Belisarius, nella pratica è un tutor per artefatti oppure crea pedine, e la Sister Hospitaller è un altro modo per andare a prendere le nostre creature migliori dal cimitero e curarci anche di qualche cosina. L'unica cosa che non mi piace troppo della carta è che è un CMC esagerato, perché costa 6, che è un botto, però volevo tenere qualche carta da Precon e ho deciso di metterla qua dentro.
Abbiamo solamente un Planeswalker che è Tezzeret. Sinceramente non ce ne frega assolutamente nulla dell'abilità che ci porta con il meno, esistendo da affinità con gli artefatti alle creature, e in più il suo più 2 va a infliggere X danni agli avversari, dove X è il numero di artefatti che controlliamo. E considerando che possiamo riempire il tavolo con tesori e indizi, non è affatto male. Passiamo poi agli instant, ne giochiamo 5, 4 di questi sono removal, potete giocare quello che volete, comunque in questi primi 4 slot, Eliod, spade spighe, lacerazione ruoto, mortificare. Ne gioco relativamente pochi di removal instant perché il mana aperto lo vogliamo tenere per tappare le cose dei nostri avversari e se avete visto comunque nelle creature c'è già tanta roba che rompe, toglie o dà fastidio e quindi 4 carte più o meno penso che bastino. Se non condividete questo ragionamento, andate a tagliare qualche cosa magari dal reparto Enchant e giocate qualche removal in più per arrivare tipo a 7 removal, di più non ne giocherei. L'ultimo istante è Acromas Will, vogliamo un finisher grosso affidabile, il mazzo fa fatica a chiudere, fa fatica soprattutto a far fuori un giocatore quando c'è lo spiraglio per farlo, perché è vero che possiamo tappare, untappare, tutto quello che ci pare, però abbiamo board di piccolini e Acromas Will è un fantastico finisher per noi. Le sorcery, partiamo da Trevor Wipe, Denaro di Sangue, Vanquish the Horde e Wrath of God. Wrath e Vanquish sono tranquillamente cattabili, potete giocare il board wipe che volete. Denaro di Sangue va giocata perché genera pedine tesoro quando va a spaccare cose. Passiamo poi alle ultime sorcery, Reanimate non ha bisogno di nessuna spiegazione. Fili nascosti, tappa e stappa, in più ha Cypher, quindi la potremo anche riutilizzare successivamente. Fabbricare è un tutor, ignobile duplicazione non ci dispiace perché creare delle copie delle creature migliori che abbiamo è un qualcosa di sempre utile. E chiudiamo il reparto delle stregonerie con Bond of Discipline e Dormire. Li utilizzeremo per tappare tutte le creature controllate da un giocatore, con questa non stapperanno il prossimo untap, con questa avremo lifelink su tutta la roba che controlliamo ed è un modo in più comunque per provare di chiudere o per portarci un po' avanti. Alla peggio, se noi non siamo in condizione di menare, tappiamo tutto un giocatore e poi diciamo al tizio del caso che capiterà dopo di noi che ha modo di buttarlo fuori se mena con tutta la roba che controlla. Quindi, altro strumento politico molto infame. Gli incantesimi, prigione spettrale propaganda. So che queste due carte tanti non le stomacano perché pensano che siano troppo lente, che non siano buone e ci sta, sinceramente. Anche in questo mazzo non sono fantastiche perché noi non saremo quasi mai il mazzo ultra focussato da tutti, visto che alla peggio facciamo arrabbiare una persona alla volta e anche quando siamo molto avanti non abbiamo una board piena di ciccio panzi 10-10 che fanno una paura incredibile. Però queste due carte ci aiutano in uno dei matchup peggiori per questo deck, che sono i matchup contro deck super veloci o i matchup contro mazzi che generano pedini nei primi turni di partita e fanno delle board molto grosse, ma comunque grosse con creature relativamente piccole. Se non vi piacciono, le togliete e giocate due instant che fanno da remover in più. Animate Dead, libero da realtà che tappa e stappa le nostre creature migliori del mazzo. Circolo della Veridicità è un draw engine assurdo, pazzesco per il mazzo. Tutte le volte che tappiamo o viene tappata in generale una creatura di un avversario e non viene tappata per attaccare, peschiamo una carta. Autorità dei Consoli è qua non perché vado in combo con roba del mazzo, perché non va a tappare creature degli avversari, le fa entrare tappate, quindi non va a scombare con un sacco di cose, però rallenta il gioco di tutti e ci dà vita. E l'ultimo enchant è Anointed Procession. Dovevo scegliere se giocare questo o giocare Smothering Tide, se no andavo a sforare il budget che ci siamo imposti per i mazzi del 170 euro e dintorni, e alla fine ho deciso di giocare Anointed perché è una carta vinci di più, assolutamente sì. Però quando la vediamo nelle condizioni giuste ci fa davvero chiudere partite e quindi l'ho preferita la Smothering, però qua sono gusti personali. Oltretutto se non volete giocare a budget potete tranquillamente giocare entrambe e il mazzo vi ringrazia, gli avversari un po' meno. Passiamo agli artefatti con il repartino Ramp, Firewall Stone, Chromatic Lantern, Sigillo Arcano, Anello Solare, Decanter e Tomb Vessel, molto standard, niente di incredibile. Poi, due artefatti secondo me abbastanza win con del mazzo, che sono Kefnet e Thymesieve. Kefnet ci sconta le creature blu di uno, ma ci interessa poco. La cosa forte è che quando lanciamo una creatura di un avversario non stappa durante l'untap del suo controllore. Quando abbiamo tanto mana e un botto di creature da mettere sul tavolino e c'è roba tappata dagli avversari, possiamo praticamente paralizzare completamente qualcuno,
portare avanti la nostra board e praticamente condannarlo un po' alla morte, perché se gli altri sono tutti aperti e hanno creature che possono menare, quel povero avversario viene assolutamente distrutto. Timesieve dice che possiamo sacrificare 5 artefatti e facciamo un turno extra. E la carta rimane sul tavolo, a meno che non sacrifichiamo il Sieve stesso, e va in combo con il Manufacturer, va in combo con Tivit e va in combo con tutte le carte che generano potenzialmente un botto di pedine tesoro o di indizi. Chiudiamo il discorso artefattico, Diario di Tamiyo. Tutto era quello che vogliamo dal mazzo e ci genera indizi. Strada Ispiratrice regala improvvisare le nostre magie. Aloe Fountain untappa le nostre creature migliori. Elisir Millenario è un'altra carta che untappa e che ci regala una specie di pseudo haste per le nostre creature che hanno bisogno di tapparsi per fare cose. Stivale Piedelesto protegge la nostra Commander e dà haste. E Bracciale dell'Illusionista è immenso dentro questo deck perché va a raddoppiare le abilità delle creature equipaggiate a questa carta. Passiamo poi al reparto meno interessante, che è quello delle terre. Facciamo prima le terre doppie o quelle che hanno degli effetti simpatici, diciamo. Le Double, Shattered Sanctum, Shipwreck e Desert Beach. Roccia della Prateria, Conca. Cancelleria, Basilica, Acquedotto. Queste non le gioco quasi mai, ma qua dentro non sono male perché ce le possiamo andare ad intappare. Bujukabog, Minamo, che costa parecchio e rischiava di farmi andare fuori budget. Pagando uno ci stappa un permanente leggendario, di solito l'andremo a tirare su Greyfax. Cripta dell'Arcangelo, sottovalutatissima, la sto giocando in tutti i mazzi che hanno nero e bianco. Eivengul, Reliquary Tower, Frutteto Esotico e Torre di Comando. Per quanto riguarda le terre un po' meno interessanti, abbiamo Paesaggio delle Miriadi, Distesa e Terre Selvagge, e poi le terre base che non possono mancare. 4 paludi, 6 pianure, 8 isole. Quindi ragazzi, eccoci arrivati alla parte finale del video, ci tengo soltanto a dire un paio di cose. Allora, il mazzo è budgetato, come vi ho detto anche all'inizio video, stiamo cominciando a giocare con mazzi attorno ai 170 euro più o meno, perché la situazione se no era diventata invivibile. E adesso invece con questo mini formatino che ci siamo inventati, tutti i mazzi se la possono giocare e se avete dei problemi simili al vostro local ve lo consiglio perché è molto più respirabile la situazione ed è un Magic molto più godibile per tutti, tutti possono giocare. Poi magari ci sono come sempre mazzi che fanno meglio e mazzi che fanno peggio, ma almeno tutti possono provare di combinare qualcosa. Se non avete limiti di budget, praticamente qua dentro potete mettere quello che vi pare, ci sono un sacco di staple buone. Oltre a delle terre un pelino fatte meglio, potete andare a mettere Smothering, potete andare a mettere nel reparto creature o anche nei Planeswalker delle carte un po' più golose per far arrivare questo mazzo a delle vette più alte, però anche così se la cava benissimo. Chiaramente, come ho detto anche prima, fra i due commander sicuramente Marneus è quello più competitivo, è quello che in più situazioni rimane affidabile. Però Greyfax ha il suo fascino, se cercate un mazzo politico, un mazzo che giochi in maniera diversa rispetto al solito, potrebbe essere una lista per voi questa. Per chiudere, perché prima comunque ve l'avevo accennato, quali sono i matchup migliori per il mazzo e quali sono i matchup peggiori? I matchup peggiori per questo mazzo sono deck che praticamente ingranano in pochissimi turni, come possono essere i mazzi infettare tipo Finn, come può essere un mazzo ad esempio come Feather, che mena sì con solo una creatura ma è super rapido e ha modo di dargli protezione da X cosa, oppure i mazzi che comunque nei primi turni di partita generano un sacco di pedini e focussano proprio voi. Questi sono assolutamente i matchup peggiori con Greyfax. Il rovescio della medaglia è che se beccate deck un po' più tradizionali, mazzi che non vanno super wide, che menano con una creatura grossa, con due creature grosse, o che hanno comunque un'evoluzione di gioco molto lenta, ecco che il nostro mazzo può splendere perché possiamo in qualunque momento tappare la cosa più grossa sul tavolino, possiamo tappare il bloccante che ha un determinato avversario, possiamo tentare di fare accordi con la persona che è più indietro, più avanti, e la fantasia è il limite. Quindi è un mazzo che a me piace davvero tanto e ve lo consiglio. Come sempre, se avete dei suggerimenti o delle carte che magari mi sono perso che sono interessanti per la build, fatemelo sapere qua sotto. Chiaramente troverete sempre qua pinnate nei commenti la lista del mazzo. Quando sono io che vi porto le liste, ragazzi, le troverete sempre pinnate qua sotto quando le vado a registrare da altri e purtroppo questo lusso non ce l'abbiamo. La prossima lista che vi porterò io probabilmente sarà di Bellacor perché è un altro mazzo che è pronto al 99% e non ho altro da dirvi e noi ci becchiamo al prossimo video dedicato a Magic. Ciao ciao!